Dal 3 al 6 settembre Faenza tornerà ad ospitare WAM, il festival di arti performative, danza e teatro con la direzione artistica di Iris Andrea Fronzoni e Peripezie Urbane, arrivato alla sua 8ª edizione. 10 spettacoli con un'anteprima il 29 agosto in scena al MIC al Podere alla Berta e con uno spettacolo itinerante per le vie di Faenza. La differenza sarà anche quest'anno il tema principale che avvolgerà l'intero festival, che nel 2020 avrebbe dovuto avere sempre più una dimensione europea, ma a causa del coronavirus l'impatto del festival sarà più ridotto, sperando in 2021 senza crisi sanitaria. In attesa di conoscere il programma completo, Valentina Caggio ci ha anticipato il programma legato alla danza. Naturalmente ci saranno tutte le attenzioni del caso, il distanziamento, la mascherina, insomma tutte queste, l'igienizzarsi le mani, ci sarà l'igienizzazione delle sedie tra uno spettacolo e l'altro, quindi assolutamente con tutte le, insomma, seguiremo tutte le indicazioni che abbiamo. Anche i danzatori faranno il sieriologico prima della partecipazione, quindi sarà tutto, diciamo, tutto in regola per questa eccezionalità. Saranno una decina gli appuntamenti per quanto riguarda la danza. Che tipo di spettacoli saranno? Allora, sempre una grande attenzione alla ricerca, ci saranno danzatori. Col fatto che quest'anno doveva essere un'edizione internazionale, e doveva venire in residenza insomma, una danzatrice islandese, ma appunto con l'emergenza sanitaria abbiamo dovuto fare un po' un cambio e verrà in residenza invece un'altra danzatrice, Sissi Bassani con e l'Elisa Sbaragli, e loro saranno in residenza per un periodo abbastanza lungo qui a Faenza per presentare poi in due repliche il loro spettacolo Besides Me al MIC, al Museo Internazionale delle Ceramiche. E ci sarà poi Aris De Rontini, che ha avviato già dall'anno scorso una collaborazione con alcune realtà del territorio e quindi presenterà la sua visione di differenza appunto con giovanissime danzatrici e artiste qui del territorio. E due nomi molto importanti, la danza italiana, Daniela Albanese, che sarà presente la domenica sera, e Paola Lattanzi invece il sabato sera. E entrambi saranno al MIC, entrambi al MIC. E ci sarà uno spettacolo della compagnia Iris, ma in realtà questa è una versione organizzata dal nostro patron milanese Peripezie Urbane, e presenteremo Beth, e lo presenteremo sia in una versione al Museo Internazionale delle Ceramiche e invece un evento speciale all'alba, la domenica mattina alla Berta, che è un luogo qui comunque molto vicino, un quarto d'ora insomma da Faenza, quindi anche per le persone che verranno al festival non ci sono, insomma non è particolarmente lontano, in un luogo veramente molto molto suggestivo, sui Calanchi, vicino al bosco, insomma in un luogo veramente veramente suggestivo. A seguire ci sarà una lezione di yoga condotta da Vania Bertozzi, e sarà pensata e verrà fatta appunto con le persone che parteciperanno sui temi appunto dello spettacolo. Doveva essere, sarà in qualche modo un festival europeo. È un festival europeo perché abbiamo i nostri partner milanesi Peripezie Urbane, hanno vinto questo bando europeo di Creative Europe ed è un festival europeo. Italia, Francia, Germania, Finlandia, Islanda e un partner svizzero. E appunto c'è questa grande collaborazione e grande partecipazione da Palermo, un festival all'estremo sud diciamo dell'Europa, e un centro culturale all'estremo nord d'Europa, perché è un centro culturale islandese. Ci saranno delle dirette Facebook, per esempio il sabato 29 agosto alle 15 ci sarà la danzatrice che è in residenza qui a Faenza, che colloquerà con la danzatrice invece che è a Ufer Studio a Berlino, e ci sarà appunto questo, non è uno spettacolo, è più un incontro sui loro processi creativi e su cosa stanno lavorando al momento, però ci sarà questa modalità diciamo a distanza. Lo spettacolo Beth
che si farà al MIC il 5 e sarà invece in streaming e in collegamento con il Festival Souk di Genova. Quindi ci sono state un po' di, oltre allo tanti spettacoli, 10 spettacoli dal vivo, oltre ai talk, alle conferenze che ci saranno, c'è anche questa possibilità di fruire appunto del festival in, da remoto, insomma ognuno ha... Ognuno a casa sua, noi possiamo dire non solo a casa sua ma nel suo stato, essendo che appunto abbiamo questa bella, grande possibilità di visione di sguardo europeo.